sì, è stato un paziente come un altro per noi, assolutamente. Dal punto di vista tecnico non c'è stata nessunissima differenza. Anzi, noi ci siamo, dobbiamo dire grazie alle forze dell'ordine, in particolare alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, a tutti quelli che si sono prodigati in questi mesi per far sì che l'assistenza al paziente ci fosse e fosse valida, come per qualunque altro paziente. E credo che questo tipo di intervento abbia segnato la differenza tra noi e un altro mondo che non siamo noi. Come altri, l'abbiamo trattato come altri pazienti. C'è stato qualche problema organizzativo in più quando era ancora in carcere. Quando poi è stato qui, ovviamente è stato più un problema organizzativo per le forze dell'ordine di quanto lo sia stato per noi. La famiglia ha diritto alla privacy, per cui noi non possiamo certo, come dire, entrare in dettagli che sono parte del rapporto tra paziente e medico. Era un paziente comunque assolutamente, diciamo, lucido e in grado di comprendere la gravità della situazione e voleva conoscere anche nei dettagli il nostro piano terapeutico per lui o di palliazione dei sintomi. Non siamo mai entrati nel merito dei procedimenti penali in corso, che erano in corso nei suoi confronti. Sì, nell'ambito ovviamente di uno scambio di battute tra paziente e medico ci possono essere momenti anche, diciamo, più rilassati, che si fa qualche battuta in più o in meno, ma niente di particolare. È stato un paziente come un altro per noi, assolutamente. Dal punto di vista tecnico non c'è stata nessunissima differenza. Anzi, noi dobbiamo dire grazie alle forze dell'ordine, in particolare alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, a tutti quelli che si sono prodigati in questi mesi per far sì che l'assistenza al paziente ci fosse e fosse valida, come per qualunque altro paziente. E credo che questo tipo di intervento abbia segnato la differenza tra noi e un altro mondo che non siamo noi. Vi ha ringraziato per quello che avete fatto? Sì, assolutamente.